1969, esattamente 50 anni fa, ma ogni volta che le rileggo mi ricordano quanto bisogna ascoltare, leggere e sapere ciò che è avvenuto in passato per poter affrontare bene il presente e il futuro, perché non è nient'altro che un passato che si ripete. Quando queste pagine usciranno, cioè nella prima settimana del 1969, forse io avrò cambiato umore. E la stessa situazione mi si presenterà sotto un diverso segno. Si tratta della mia situazione, e il segno sotto cui ora mi si presenta è quello del terrore. Scrivo queste righe in uno di quei momenti in cui forse sarebbe necessario tacere. Anche perché un artigiano sa bene che il suo oggetto non può essere costruito con le mani tremanti. Infatti, mi tremano le mani. Non c'è nessuna ragione precisa che giustifichi questo mio tremare, questo mio sentirmi come una bestia braccata che ha perso ogni dignità e si rigidisce nello scrivere un pezzo settimanalmente, per un giorno. Ci sono delle ragioni impalpabili, in fondo quotidiane, tuttavia c'è in esse un sapore che io ben conosco. Sono qui come un verme schiacciato che mi dibatto e non so chi mi ha schiacciato. E chi vuole schiacciarmi ancora? Ora, questo discorso non lo farei se io appartenessi a una regolare opposizione, appartenessi alle file dei nemici del potere. Invece anche lì sono un irregolare. Anche nel potere sono contrario al potere. Anche nel potere contrario al potere ci sono dei settori altrettanto oscuri e imprecisabili che cercano volontariamente di colpirmi, di eliminarmi. Ma sì, è inutile aiutare Pasolini, tanto prima o poi lo metteranno in prigione, lui non li sa fare i film, che faccia lo scrittore. Ho saputo per caso stamattina da una persona che mi dà sempre brutte notizie, che un regista appartenente all'intelligenza dell'opposizione mi ha violentemente attaccato. Non è che un ennesimo attacco, ma c'è sempre l'attacco che va al di là della sopportazione, proprio per un puro e semplice fatto numerico. Una certa quantità di dispiacere può essere sopportata, oltre un certo limite non può più essere sopportata. Ora, all'inizio di un nuovo anno, il caso vuole che questo esame della mia situazione coincida con l'inizio di un nuovo anno, che cosa devo propormi di fare? Io sono completamente solo e per di più nelle mani del primo che voglia colpirmi. Sono vulnerabile, sono ricattabile. Forse è vero, ho anche qualche solidarietà, ma essa è puramente ideale. Non può essermi di nessun aiuto pratico. È chiaro che nella lotta contro il potere bisogna opporre una certa forma di potere, se non altro come prestigio. È tremendo dire pubblicamente queste cose, ma si tratta di fare dei calcoli meschini, per vedere come preventivare una certa sicurezza contro meschine ma atroci persecuzioni. E allora fatti questi calcoli, se torno, potrò conservare la mia indipendenza, la mia provocatoria indipendenza. E questa, infatti, molto più che l'invidia per non so quali miei eccessivi successi, per non so che mia capacità di lavoro, come mi dicono gli amici. Io non so immaginare l'invidia come qualcosa di reale, qualcosa da prendere in considerazione. E questo infatti che fa nascere contro di me tante ostilità. La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la mia solitudine, che è la mia debolezza.